Io mi chiamo Montalenti Ezio, sono il presidente e coordinatore dell'Ampi regionale del Piemonte. Ho 89 anni e sono nato da una famiglia antifascista, per cui ho avuto un'educazione laica, educata, molto attento alle leggi. Però nel 1942, quando frequentavo la quinta elementare, rotto con il regime fascista, perché due ragazzi, i miei compagni di classe, come voi avete i vostri, Davide e Francesco, dopo le vacanze natalizie non si sono più presentati a scuola. Il maestro diceva sempre: "E i due ragazzi stanno male, hanno una malattia infettiva." Allora si chiamava la varicella, però sono passati quasi 20 giorni, questi ragazzi non arrivano. E un bel momento io dico: "Ma vado a trovarli", perché erano carissimi amici. Così facendo scopro che i due non hanno nessuna malattia, ma sono semplicemente stati espulsi dalla scuola perché erano valdesi ed ebrei. Io il giorno dopo ritorno in classe, affronto il maestro e dico: "Signor maestro, lei ha detto tante bugie su Francesco e Davide. È capitato il finimondo. In 10 minuti ero in presidenza, ero in direzione, è arrivato il federale della zona, della Barriera di Milano e altri personaggi, i miei genitori, è incominciato il primo processo. Primo processo che mi hanno detto di tutto e di più. Dopo circa 15 giorni è arrivata la sentenza del ministero, loro si chiamava Ministero della Cultura e della Politica Popolare, che diceva che il sottoscritto aveva divulgato notizie tendenziose contro lo Stato ed era sospeso per 3 anni da tutte le scuole di ogni tipo a livello statale, e fu espulso dalla scuola. In quel momento io ho rotto ogni rapporto, si può dire, col fascismo, perché per me era un'ingiustizia. E quando il federale mi dice: "Ma tu le conosci le leggi italiane della nazionalità della razza italiana?" Io dico: "Non so, no, non so nemmeno cosa siano." Mi dice: "Una legge che si chiama legge della razza, che è uscita nel 1938 ed è stata proclamata da Benito Mussolini nella piazza di Trieste." E dico: "Non lo so." Con questo mi spiace, perché i miei amici potevano venire a scuola come tutti gli altri. Manca comunque, cioè, mi manca adesso. Per esempio, prima io avevo sempre la sicurezza di andare a scuola normalmente, invece adesso magari da un giorno all'altro si può tornare in DAD per tanto tempo e non vedere più gli amici oppure anche i parenti se restiamo chiusi in casa tutti. A me manca come è già che si chiama? Lo spazio fisico, cioè questo allargamento dello spazio fisico tra le persone l'ho patito abbastanza. A me manca tipo poter uscire, andare a fare le passeggiate, fare gli sport con gli amici o nei weekend andare a cena a casa di qualcun altro e farla. Anche a me manca uscire molto con gli amici, anche e soprattutto visto che io nuoto, però hanno chiuso le piscine e mi manca anche fare sport. Allora vi racconterò un po' della mia storia, un po' lunga, eh? Ormai, sai? Comunque sono Gisella Giambone. Durante il ventennio, qui sembra che ogni tanto, soprattutto per i ragazzi, passato così c'era Mussolini, poi Mussolini. No, no, ventennio è stato duro, sapete? Quanti prigionieri politici. Io ero piccolina, ma ho iniziato molto presto. Allora, la scelta l'ho presa proprio grazie alla famiglia in cui vivevo, perché anche da piccoli, sapete, quando ci sono i grandi che fanno discorsi seri, veramente seri, allora cresciuto in una famiglia come la mia, di antifascisti, di un padre che deve scappare dal suo paese per non essere arrestato quando è giovane,
capite che la situazione non è proprio come una famiglia normalissima, no? Perché si parla, perché si discute, perché si ha contatto con molte altre persone che sono nella stessa situazione di mio padre. Cara Gisella, quando leggerai queste righe, il tuo papà non sarà più. Il tuo papà, che ti ha tanto amata, malgrado i suoi modi burberi e la grossa voce. Grossa voce che in verità non ti ha mai spaventato. Il tuo papà è stato condannato a morte per le sue idee di giustizia e uguaglianza. Oggi sei troppo piccola per comprendere perfettamente queste cose. Ma quando sarai più grande, sarai orgogliosa di tuo padre e lo amerai ancora di più. Poiché so già che lo ami tanto. Non piangere, cara Gisellina. Asciuga i tuoi occhi, tesoro mio. Consola tua mamma, da vera donnina come sei. Per Per me la vita è finita, per te incomincia. La vita vale di essere vissuta quando si ha un ideale. Quando si vive onestamente. Quando si ha l'ambizione di essere utili, non solo a se stessi, ma a tutta l'umanità. Il tuo papà ti ha sempre insegnato a fare bene e finora sei stata una brava bambina. Devi essere maggiormente brava oggi per aiutare tua mamma ad essere coraggiosa. Dovrai essere brava domani per seguire le ultime indicazioni del tuo papà. Studia di buona lena come hai fatto finora per crearti un avvenire. Un giorno sarai sposa e mamma. Allora ricordati delle raccomandazioni di tuo papà e soprattutto dell'esempio di tua mamma. Studia non solo per il tuo avvenire, ma per essere anche più utile nella società. Se un giorno i mezzi non permetteranno di continuare gli studi e devi cercarti un'occupazione, ricordati che si può studiare ancora e arrivare ai sommi della cultura pur lavorando. Mentre scrivo, ti vedo solo nell'aspetto migliore. Non vedo i tuoi difetti, ma solo le tue qualità. Perché ti amo tanto. Ma non ingannarti, poiché anche tu hai i tuoi difetti, come tutte le bambine. Ed anche i grandi. Ma saprai fare in modo di divenire sempre migliore. Ed è questo il miglior modo di onorare la memoria di tuo papà. Tu sei giovane, devi vivere e crescere. E sebbene che pensi spesso al tuo papà, devi farlo non facendoti sopraffare dal dolore. Sei piccola. Devi svagarti e divertirti come la vuole la tua età, non solo piangere. Devi far coraggio alla mamma, curarla. E scuoterla se demoralizzata. Sì, brava, sempre. Ed ama sempre la tua mamma che lo merita tanto. Il tuo papà ti ha immensamente amata. Ti abbraccia e il suo pensiero sarà fino alla fine per te e la mamma. Un uomo che mi ha veramente dato moltissimo in affetto e soprattutto direi una scuola di vita, ecco. È stato importante proprio per tutti questi aspetti, ecco. Che io penso mi hanno aiutato a vivere in modo duro per una ragazzina, una bambina prima, una ragazzina dopo, perché era una vita veramente un po' speciale. Arriviamo, diciamo allora, all'ultimo periodo, quindi alla guerra partigiana, insomma, non proprio, perché l'unico periodo, i partigiani hanno veramente combattuto e non hanno fatto finta. C'è stato un grosso movimento clandestino antifascista che ha lavorato tantissimo in città, che lavorava nelle fabbriche, cioè vi è stata anche proprio una realtà popolare che ha dato segni evidenti proprio di antifascismo.
ero felicissima del 25 aprile che finalmente avevamo vinto, diciamo, insomma, avevamo vinto. Vivi una vita che non è adatta alla tua età, ecco questo voglio dire, ma impari, e se lo impari ti servirà per difendere, se è il caso, nella vita, quello che proprio si è guadagnato facendo quel tipo di vita. E ti rendi conto che per questa libertà bisogna poi, insomma, tenersela, ecco, fare attenzione soprattutto e tenersela ben stretta e preziosa. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Dagli l'ok.